Salve ragazzi, dunque oggi è il 24 giugno, eh, sono le 14.16, vi dico data e ora perché non so quando voi vedrete in onda questo filmato, in quanto che sono di nuovo perseguitato dalla, fra virgolette, maledizione di Iliad, improvvisamente la mia linea in fibra si è eh, dissolta nel nulla il router mi dice che non c'è più connessione con il cavo eh, in fibra ottica boh, vabbè abbiamo chiamato i tecnici ma chiaramente essendo oggi sabato i tecnici fino a lunedì probabilmente non si faranno vedere e anche anche per cui vabbè ricomincerà di nuovo un'altra telenovela però l'oggetto di questo filmato non riguarda Iliad l'oggetto di questo filmato riguarda un orologio un orologio che vi voglio portare sul canale perché mi sono deciso a correre un altro, fra virgolette, rischio ovvero sia, sì, voi sapete, io di solito indosso orologi che vanno da un minimo di diametro cassa di 40 mm ma proprio minimo, minimo fino addirittura a dei patacconi a delle padelle vere e proprie, tipo smartwatch che addirittura arrivano a 46-47 mm diciamo che non disdegno gli orologi oversize mm, quelli piccoli, sinceramente su un polso come il mio che ha una circonferenza di circa 19-20 cm diciamo che faccio un po' di fatica eh, a, a vederceli bene eh. ho deciso di rischiare perché ho detto Dio, ma allora gli stilemi diciamo così attuali ok la tendenza attuale del collezionismo e anche del mercato orologerio in generale tende più sui, eh, sulle casse diciamo eh, piccole eh, ok diciamo mh, Ben proporzionate 38-39 mm, ok? Più che sulle casse grandi 43, 44, 45 mm. Per cui a un certo punto ho detto benissimo: ok, perché non provare eh, a rischiare a portare sul canale e a vedere come sta sul mio polso un orologio da 38 mm. Ora, chiaramente, trattandosi di un rischio che probabilmente si scontra un po' con i miei gusti. Eh, ho deciso di non correre un rischio eccessivo cioè di scegliere un oggetto estremamente economico un altro orologio facente parte di quella diciamo, eh, specie di eh, orologi cinesi a basso costo okay? ho scelto un modello un po' particolare e una marca un po' particolare okay? la Kadisen perché questo orologio l'ho visto recensito da un youtuber collezionista che io stimo moltissimo, che ha molti follower di cui per correttezza non faccio il nome, ma che è uno di quei classici collezionisti che pur essendo preparatissimi e pur illustrando eh, molto spesso marche diciamo di livello alto, però è una persona che ha quella mentalità aperta che gli permette di valutare correttamente anche orologi estremamente economici e questo era appunto un orologio che lui ha recensito recentemente e di cui ha eh, elogiato alcune caratteristiche interessanti si tratta del Kadisen modello un attimino che lo prendo per guardare il fondello che mi ci vorrà due paia di occhiali eh, G8 8207 no C8207 G ok Cadisen C8207 G che non è altro poi che una diciamo un, un omaggio una replica una copia diciamo un'ispirazione un, un al celebre modello ormai introvabile della Seiko il 62 Mass Uh, adesso andiamo un attimino come sempre sul banco, vediamo di che cosa si tratta e vediamo le caratteristiche di questo oggettino che eh, costa pochissimo ed è secondo me abbastanza interessante. Buona visione! Saltando a pie pari l'unboxing, partiamo da sempre dalla confezione solita scatolina economicissima in cartone, l'unica cosa che ha una chiusura magnetica, tutto lì, all'interno troviamo la solita gomma fiuma sagomata contenente vari... Oggetti che adesso vi faccio vedere. Dunque abbiamo una serie di accessori, mh, cacciavitino a taglio, poi vedremo a che cosa serve, certificato di garanzia, pannettino microscopio in microfibra e un libretto di istruzioni che boh, non so fino a che punto possa essere utile perché si parla anche di modelli al quarzo, per cui, vabbè, tanto poi vedremo che le impostazioni dell'orologio sono estremamente semplici. Invece di farvi vedere subito l'orologio, vi faccio vedere il bracciale in acciaio inox che io ho subito rimosso perché, essendo estate, essendo molto caldo, almeno su questo orologio volevo il massimo della comodità. Per cui ho sostituito il bracciale in metallo, almeno per quest'estate, con un ben più comodo bracciale in silicone. Tra l'altro, ho ordinato un un uh, tropic ok che ancora non mi è arrivato nel frattempo ne ho messo un altro che comunque è veramente molto più pratico e molto più comodo del bracciale in metallo vediamo un attimino però nel dettaglio questo bracciale perché merita di essere osservato con un po più di attenzione allora, come sempre ho attivato l'autofocus per cui forse vedete qualche ballonzolamento allora prima cosa a dire bracciale in metallo Maglie piene e come potete vedere, terminali pieni, eh? oltretutto anche rifiniti abbastanza bene, non ci, sono, non ci sono sbavature, i terminali entrano con grande precisione. Eh? Tra le anse dell'orologio, ok. ho altra cosa importante da notare: scusate le ditate, eh, vediamo un attimino se mi riesce di farvele vedere. Eccole qua, il serraggio delle maglie anche in questo economicissimo cadisen da circa 80 euro mi pare eh, è in un serraggio con le viti per cui eh, già da qui si vede eh, come sul precedente modello che abbiamo visto della pagani design anche qui c'è il serraggio con le viti altro particolare importante è la clasp in questo caso vediamo che la clasp è marcata vedete qualche sbavatura di colla dunque vi dico questo bracciale per spellicolarlo ci sono stato circa un quarto d'ora era completamente pieno zeppo di pellicole eh, eh, al limite dell'inverosimile per cui c'è rimasta ancora un po' di colla delle pellicole, io l'ho smontavo subito non l'ho nemmeno regolato per il mio polso l'ho tolto subito il bracciale come vedete non è precisissimo ha un certo gioco ok? però la clasp è marcata come vedete cadisen abbiamo una chiusura di sicurezza ok abbastanza spessa come vedete il metallo abbastanza spesso e abbiamo la clasp che si apre senza problemi come vedete anche in questo caso non abbiamo il solito lamierino stampato ma abbiamo una clasp in acciaio abbastanza spessa forse non come quella del Pagani Design ma comunque siamo lì con un bel aggancio vedete qui c'è l'aggancio ok e qui c'è il gancio che va a incastrarsi nel, nella parte inferiore ok per cui diciamo che eh, il tipo di aggancio è, vedete, è eccolo qui, è molto 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 robusto c'è la possibilità di avere una micro regolazione è una cosa un po' strana come vedete non ci sono i soliti forellini a cui si accede dall'esterno ma la clasp sull'esterno lateralmente è lucidata a specchio ci sono delle ansette che si tolgono e come vedete c'è una micro regolazione interna su una, due, tre, quattro posizioni addirittura, per cui diciamo che eh, tutto è veramente molto molto comodo e pratico. Come vedete questo è uno di quei classici bracciali montati su orologi estremamente eh, economici che però danno del filo da torcere ai bracciali montati su orologi ben più costosi anche da 200-250 euro eh, come per esempio l'NY0040 di Citizen ecco l'orologio già eh, con il cinturino in silicone già montato eh, lo vedremo poi tra un attimo nel dettaglio come sempre vi metto in sovraimpressione le misure diciamo fondamentali dell'orologio e ve le cito anche a voce abbiamo diametro a cassa 38 mm Abbiamo un lag to lag di 46 mm, le anse hanno una larghezza di 18 mm. Lo spessore dell'orologio è di circa 12,5 mm. Il peso dell'orologio, così com'è con il bracciale e con il cinturino in silicone montato, si aggira intorno agli 85 grammi, mentre il bracciale metallico pesato da solo si aggira intorno a circa 77 grammi. Abbiamo cassa in acciaio inox, fondello in acciaio inox. È un fondello a vite. Abbiamo una corona a vite anch'essa. L'orologio è dato per sub fino a una profondità massima di 200 metri. È dotato di una ghiera girevole unidirezionale. Vedremo di stabilire quanti scatti ha dopo. E mm, è di un vetro zaffiro che però non è dotato di trattamento antiriflesso. Adesso avviciniamoci un po' di più e vediamolo un po' più nel dettaglio. Allora, come sempre, facciamo i salti mortali per evitare riflessi, che non è facile, essendo un vetro zaffiro perfettamente piatto senza trattamento antiriflesso. Come vediamo, il, la cassa, appunto, è tutta interamente spazzolata. Eh? e direi anche piuttosto, piuttosto bene vediamo se mi riesce di far mettere a fuoco eh? la spazzolatura è sicuramente migliore rispetto al pagani design che abbiamo visto l'altra volta eh, gli spigoli sono abbastanza pronunciati ma non taglienti leggerissimamente smussati tanto per non tagliare diciamo sono spigoli vivi proprio diciamo addomesticati in modo da non fare male ecco non è che ci sia poi una grandissima finitura dunque vediamo il, il quadrante di questo orologio è, non so se si riesce ora a percepire forse con la luce sembra bianco ma in realtà non è un bianco è un color crema molto molto interessante non è un full lume è un quadrante crema opaco che riesce a eh, ovviare alla mancanza di trattamento antiriflesso del vetro zaffiro che adesso verificheremo se è vero, è, è un vetro zaffiro. Praticamente di questo orologio ci sono altri due modelli con eh, dei quadranti scuri in eh, con trattamento soleil che però danno dei riflessi abbastanza fastidiosi. Invece, in questo caso, con il quadrante color crema opaco. Diciamo i riflessi, come vedete, si riducono veramente al minimo. Eh? Vedete, abbiamo una ghiera girevole unidirezionale nel dettaglio. Vediamo se mi riesce di farvelo notare. Forse non si nota, ma questo inserto che non riesco a capire di che materiale sia fatto. Sicuramente non è ceramica. I numeri non sono stampati, serigrafati, ma sono incisi. In questo caso, sono riempiti di materiale bianco che però non è luminescente, a eccezione del dot. Eh? quello che segna lo zero. dopo faremo appunto la prova di luminescenza sul quadrante abbiamo degli indici applicati ok vediamo un po' se anche questi mi riesce di farveli vedere nel dettaglio sono indici applicati a riporto eh, con bordino diciamo color argento eh, tutti abbondantemente eh, riempiti di materiale luminescente a ore 12 abbiamo quello più grande, il rettangolo più grande, ok. Poi abbiamo il loghino Cadisen che è un logo a rilievo, anche questo sarà difficile da farvelo vedere, eh, ma è comunque un logo eh, metallico a rilievo, ok. E sotto abbiamo la scritta stampigliata Cadisen. A ore 3 abbiamo un datario bordato sempre di argento, senza fortunatamente lente magnificatrice, con numeri ben leggibili sul fondo bianco. A ore 6 abbiamo la dicitura automatic 200 metri. Eh, gli, altri, diciamo, gli altri indici sono semplicemente delle barrettine, è tutte uguali, ok? Eh, le sfere sono sfere a bastone, anche se abbastanza ben visibili, bordate di diciamo argento di, 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 di diciamo color metallico e abbiamo una lancetta dei secondi con un piccolo rettangolino con un piccolo lollipop rettangolare anch'esso luminescente dunque vediamo un attimino la corona uh, la corona come vedete ora qui c'è ancora un residuo del diciamo del materiale protettivo ma la corona se vedete è logata e non è il solito logo inciso laser ma è un logo a rilievo ok chiaramente trattasi di corona a vite come su tutti gli orologi subacquei questo è semplicissimo e è dotato soltanto di datario abbiamo lo svitamento della corona primo scatto regolazione data secondo scatto abbiamo fermo macchina e regolazione ora e minuti attenzione meccanica molto più duratura e affidabile rispetto al pagani design perché qui abbiamo un bel eh, seppur modesto, eh, Seiko NH35A, per cui un movimento economicissimo, ma di tutto rispetto che mh, sicuramente avrà una durata notevolissima. Ok, io sto provando l'orologio da circa una decina di giorni e mi fa più o meno mh, 10 secondi avanti al giorno, per cui rientra ampiamente nella norma. Vediamo un pochino Sì, mi riesce forse di farvi capire che questi. Che, che questi numeri sono stati diciamo incisi. Vediamo un attimino gli scatti della corona, perché, che del, della ghiera, perché chiaramente anche la ghiera è in acciaio. Eh, dunque gli scatti sono molto precisi, molto netti, contiamoli per i primi 5 secondi. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scatti. 8 scatti, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 per 11 fa 88? Boh, non lo so. È un po' strano. Allora, a quanto pare non è né una 120 scatti né una 60 scatti, ok? 88 scatti. O forse 90 scatti Io ho letto mi pare su qualche recensione che era a 90 scatti ha un leggerissimo gioco ma comunque è abbastanza precisa vediamo il fondello niente di particolare è un fondello chiuso perché insomma sinceramente l'NH35A non è niente di eh, spettacolare diciamo a vedersi fondello chiuso con le solite eh, normalissime incisioni anche qui eh, diciamo la spazzolatura è abbastanza uniforme, mh, non è eccelsa, ma non è nemmeno diciamo grossolana come era sul Pagani Design. Adesso facciamo la verifica eh, eh, con lo strumentino che ci permette di stabilire se effettivamente il vetro del, dell'orologio è un vetro zaffiro, lo abbiamo fatto preriscaldare. Portiamo il livello su 4 e appoggiamo il sensore vetro zaffiro perfetto, per cui insomma diciamo che come vetro è ottimo veramente. Come di consueto passiamo alla prova di luminescenza, la solita piccola torcia a ultravioletti, illuminiamo il quadrante per un po' e va insomma vediamo che sì bah, tutto sommato è più che dignitoso ecco eh, non è chiaramente il top eh, il materiale luminescente diciamo che si vedono meglio gli indici delle sfere avrei gradito forse il contrario ma comunque va bene anche il punto luminoso anche il dot luminoso è abbastanza visibile riproviamo un attimino un po più a lungo eh. Ovviamente insomma ragazzi si tratta di oggettini che costano veramente poco non si può pretendere eh, la perfezione ma comunque si vede abbastanza, abbastanza bene. Come sempre facciamo la prova di portabilità al polso se vedete adesso sì, si riesce a distinguere che il quadrante ha un color crema e vedete che nonostante che il vetro zaffiro non sia dotato di trattamento antiriflesso ma insomma... Il riflesso si vede soltanto quando ci batte proprio direttamente sopra la luce poi per il resto il quadrante è leggibilissimo nonostante che abbiamo degli indici praticamente bianchi su sfondo crema per cui ma comunque l'orologio si legge molto bene eh, da un bel colpo d'occhio diciamo che poi oltretutto questa colorazione Crema esce un po' fuori insomma, dai soliti classici diver con quadranti scuri, neri o blu, eh? tanto per cambiare un po'. E devo dire che nonostante io ancora ci debba fare un po' l'abitudine, perché vedete il mio polso è piuttosto largo, ripeto, 20 cm di circonferenza, però mh, questo 38 mm, forse anche perché ha questo quadrante bianco ma tutto sommato non risulta proprio piccolissimo, ecco. È un orologio discreto, molto più discreto, molto più contenuto e forse anche molto più proporzionato rispetto ad altri orologi che io. Diciamo che con questo tipo di diametro si riesce a portare un diver anche in occasioni un pochino più, diciamo, formali. Ecco, l'orologio assume un aspetto un pochino più Elegante ecco, rispetto ai classici dai veroni con diciamo quadranti eh, oversize. Allora, ragazzi, la recensione di questo orologino da pochi spiccioli, ripeto: 80-84 euro, roba del genere, all'incirca un po' meno rispetto al Pagani Design. La recensione finisce qui. Mi sembra di avervi detto tutto. Sto cominciando a farci l'occhio eh, perché effettivamente. Eh, devo riconoscere che questo diametro di 38 mm eh, lo rende molto più, diciamo, non voglio dire elegante, ma insomma molto più discreto e adatto anche a occasioni un pochino più formali che non, ripeto, i soliti diver un po' così gro grossotti. Ecco tutto lì. Eh, caratteristiche buone, chiaramente eh, non è il massimo delle finiture, è chiaramente un'imitazione, un'ispirazione un al 62 mass Ma comunque, vabbè, orologio semplice, semplice che fa soltanto quello che deve fare un orologio classico senza nessuna complicazione. Ora è data, basta, tutto lì. Colore quadrante, effettivamente, secondo me interessante almeno dal mio punto di vista per i miei gusti non il solito ripeto colore scuro ma un bel bianco crema ecco se avete qualche domanda come sempre me la mettete nei commenti cercherò di rispondervi quando iliad si degnerà di ridarmi la linea ok e mh, se vi volete iscrivere al mio canale sulla piattaforma odissee mi fate piacere e niente, io vi do appuntamento al prossimo filmato, ripeto, sperando di poterli postare poi alla fine su YouTube. Un saluto, ciao ragazzi!